Andrea gioca. Un gol meritatissimo di Torricelli, di cui purtroppo non abbiamo potuto assistere al grandioso assist che da qui, di tacco, l'ha messa sopra e poi giustamente gli è ritornata. Seguiamo questo incontro conclusivo del trofeo di Santo Stefano, che è già stato assegnato al Buon. Il secondo posto se lo stanno giocando adesso la mista e l'Olanda. Ho rinunciato a dire il nome dell'Olanda in lingua originale, o quantomeno in lingua inglese, perché non so come si pronunci. Vediamo Fausto Calascibetta, ha segnato da poco l'1-0 Torricelli. Occhio, Calascibetta, e prolunga, già di prima, fuori. Giovanni Dattoli, ha salito da Rizzo, i due si conoscono, hanno giocato insieme al NAC a suo tempo. Anche al Sevilla per la stagione scorsa, tanto fallo di mano di JJ. Dato il nieto per Ascensi, la tiene sulla linea, Ascensi si scontra con Calascibetta, la tiene ancora, i due duellano ancora, Ascensi in area di rigore, Balzi. A vincere poi il duello anche con Torricelli, a servire bene Rizzo che di prima vuole Jay, la palla un po' arretrata, Jay la controlla, vede arrivare Dato, i due contro due, grande palla d'esterno, Rizzo! Sarebbe stato un grandissimo gol. JJ gli stava per soffiare la palla a Comba, che però all'ultimo si è salvato, Kubi però non si salva da Rizzo, Rizzo! Kubites. La battuta di Rizzo fuori per JJ, che pensa alla situazione, vede Balzi, cerca di servirlo, Torricelli a letto, pensa poi al tiro inaudito, vuole puntare da solo l'intera difesa, lo rimanda indietro Calascibetta. Vediamo intanto in panchina Davide D'Urbano, fratello maggiore del veteranissimo di 70 League, Dimitri D'Urbano, ex NAC Breda tra le altre, attualmente in forza al Fenerbahce. Ricordiamo Dimitri D'Urbano, uno degli eroi di quell'incredibile. Occhio al gol di Torricelli, intanto che la doppia con doppietta. Diciamo D'Urbano, uno di quegli. Eccolo, adesso sta arbitrando, peraltro D'Urbano. Uno degli eroi della storica vittoria dello Schalke 04 sul Boca Junior. Lo Schalke è una squadra che non aveva molto da pretendere. Il Boca invece è una squadra fortissima che ha vinto il torneo, è arrivata 3 volte in finale. Quel giorno lo Schalke vinse 4-2. Niente, mi sono confuso con un altro dato storico, non è vero per niente, quel giorno perse alla fine lo Schalke, si trattò di Schalke Gunners, in cui lo Schalke riuscì a recuperare molto terreno, a passare inizialmente in vantaggio sui Gunners molto più forti, anche grazie a un super exploit di D'Urbano. C'è tiro libero, quarto fallo subito, come al solito nei triangolari a tempo ridotto, a libera arriva un fallo prima del solito in capo 5. E grande gol di JJ sul libero. Brunetti ha salito da Ascensi che gli sottrae il pallone, eccolo il campione di Acilia con la Dinamo Zagaia che va a far calciare Dabo. C'è la risposta. Lombardi è entrato in campo, cerca di dare manforte con la sua tecnica. Lo ricordiamo quando giocò con l'Acilia nel torneo di Capo Cage. Gabbia 2 contro 2 con Elio Bero, l'attenzione della palla è dentro la chiusura. La palla lunga di Comba, Dattoli ha anticipato, allora Nathan Ciappa appena entrato pensa al lancio, trova Balzi in anticipo, vince comunque Balzi su Lombardi, la palla per Rizzo, JJ prova l'apertura volante, Balzi giù col ginocchio, Rizzo è arrivato a rimorchio destro alto. Brunetti riesce a spezzare l'assedio, allora Rizzo volteggia su se stesso, fra tre uomini molto bene, Brunetti si è creato dello spazio, Brunetti poi viene sopraffatto dall'arrivo di Comba che sul fisico gliela strappa, allora ha lanciato Lombardi, solo Balzi in mezzo, arriva Dattoli di prima, Nathan Ciappa,
Dattolo indietro per Ascensi che mette fuori. Rizzo. Ultimo minuto di gioco in questo primo tempo che è condotto ancora 2-1 dalla compagine mista. GG prova a passare dove non c'è spazio. Alla fine Dattoli lo ferma, voleva fallo. Dattoli lunghissima la palla, non male per Lombardi che sfida Rizzo. Non vince il confronto. Allora Rizzo su Ascensi. In qualche modo passa. Tutta di comba è lunga. Allora Nathan Ciappa per un ultimo assalto dell'Olanda. Brunetti lascia intelligentemente a Rizzo. Recupera il pallone, uno, due tocchi ed è subito JJ, molto bene, JJ pensa alla puntata, poi si ferma, attacco per Rizzo, intelligente, c'è Balzi, Rizzo, Kubides, non è finita, Rizzo fuori, largo, finisce il primo tempo, 2-1 per la mista. Balzi e JJ sul punto di battuta di quest'ultima frazione di gioco del trofeo di Santo Stefano. JJ prende spazio, salta due uomini, sta finendo il campo, colpo di tacco troppo corto, allora Ascensi lo affronta Brunetti e fa tornare indietro JJ che prende rimessa. Rizzo al volo, Rizzo, Federico Rizzo, grandissimo gol. Rizzo di tacco su Balzi, uno, due tocchi, la palla è per Jay, che è il portiere fuori, lo assalta Lombardi, tocchetto di cucchiaio e gol di JJ, doppietta, 3-2 per l'Olanda. Seguiamo ancora JJ, Kubides lo ferma e JJ segna ancora. Attenzione a Ciappa, ha rubato palla al portiere di movimento, c'è soltanto Torricelli davanti, Ciappa avanza ancora e segna Nathan Ciappa, 6-2. Ovviamente 5-2, scusate, che 6-2, 5-2. Adesso la mista cerca di ripartire dopo questa batosta, i tre gol in tre minuti. Fronte lunghissimo, Lombardi riesce a controllarlo, è solo contro Rizzo. La tiene lì, accorre solo Comba. La palla è dentro, una tanciappa, eroico lo sforzo di Lombardi. Ubi, test di punta, la palla è alzata. Pasto per... Kubides, fuori il pallone, sta uscendo Nathan Ciappa, infortunato. Tanto Comba riesce a controllare, appoggiare per il portiere di movimento. Arriva Calascibetta che gliela toglie. Tacco per Brunetti che adesso è salito da Comba. JJ rischia tantissimo, vince la scommessa con il lob. Calascibetta in attacco, attenzione, può calciare col sinistro alto. Fausto Calascibetta per Rizzo che ci riprova, stavolta Kubi Mura. Esce poi su Brunetti, gliela toglie Torricelli, gliela toglie Ascensi. Seguiamo Balzi, vede anche il portiere, ha tenuta lui alla fine, vuole che i ragazzi partano all'assalto. Allora bravo però Fausto a controllare e ricominciare da dietro, non è scontato che qualcuno lo sappia fare quando si approccia per la prima volta al calcetto. Tanto Rizzo cercava l'apertura a memoria, tanto Brunetti capisce bene qui le intenzioni di Balzi, grandissimo intervento di Torricelli col tacco che impedisce alla gran palla di Balzi di arrivare dall'altra parte. Balzi dentro, Torricelli ancora. Seguiamo Kubides che appoggia per Torricelli che la gestisce, ultimissimo uomo, occhio a Rizzo, la vince ancora Torricelli, incredibile. Brunetti la toglie però, 2 contro 1, 3 contro 0 con Brunetti e Rizzo, arriva anche Calascibetta, Rizzo, Brunetti e Kubides vince ancora. Non è semplice battere Kubi in 1 contro 1, Rizzo sperava, occhio che fornisce un'altra buona palla, allora Brunetti il destro, Torricelli, scusate abbiamo perso l'inquadratura. Ecco ancora Brunetti, tocco per Rizzo, era buono ma ingenuo, allora Dattoli di tacco, ingenuo a sua volta, Rizzo rinuncia al sinistro, aspetta, tiene la palla, come il punteggio permette, scuscia via da due uomini, la tocca oltre il terzo, Calascibetta arriva all'ultimo e mette fuori di poco. Seguiamo Balzi che allarga su Rizzo, prova a rientrare, Ascensi e Dattoli lo chiudono, deve ricominciare, gira bene su Balzi, si fa vedere Calascibetta, la palla è per lui, col sinistro, Kubi. Balzi avanza, pensa al destro, prosegue, tocco sporcato, Ascensi. Torricelli, Rizzo all'ultimo istante, sbuca, Kubides la tiene lì, Torricelli ancora, Rizzo ne fa un garbuglio che poi va a risolvere Calascibetta. Brunetti, Brunetti, palo interno e ancora. Francesco Brunetti, nonostante l'eroico intervento di Kubi che stava per negargli un gol. Yeah.
palla di Cece che sta rientrando, non rientra abbastanza. Alzi fuori per Rizza di destro. Giovanni D'Ascoli, un corner guadagnato con un po' di fortuna, la palla dentro a Scienzi, non riesce, da più. Nostro grande parata di ciappa che conta. Stavo chiudendo in attacco con onore, come questo comando gli spesa. Un grande meno tempo, poi si addormenta da andare dentro. Prova a girarci, lo facciamo con il mezzo, non era male giusto. Rizzo affronta il cuoricello e Dattoli allo stesso tempo, infatti vado a mangiare su una ciappa che è andata in porta e non sta benissimo. Ciappa per Rizzo, di quella con bomba, arrivato a Cascenzo, arrivato anche Dattoli, infatti ha messi tutti e poi non è passato. Palla per la cinque e dal sinistro, quindi poi in fondo. Rizzo passa, mi sta facendo un bel organico, se le brunetti, la voce per lui, competitivo. Palla è dentro. Prende il tempo a Brunetti, permette a Torricelli di fare un numero di calciare e Nathan Ciappa con una strana parata. Balzi poi, mamma mia ragazzi, la palla è rimasta lì, Dattoli. Sono in tre adesso, Dattoli! Ancora Ciappa. Balzi cerca di andare via, gli riesce anche un mezzo sombrero. Lombardi però si vendica rimandando in avanti per Torricelli poi. Tocco al volo di Balzi. Per fortuna non è entrato, diciamo per fortuna perché non l'avevamo ripreso, sarebbe stato un peccato riprenderlo. L'arbitro a buono, una rimessa con i piedi a Comba. Ah no, no, è Kubi che deve battere, che cazzo dico? È Kubi adesso il portiere, quindi ecco la palla ancora scambiata bene da Lomba, da Comba a Kubi. Palla in avanti, chiusura. Giovanni D'Ascoli, come di su di lui, si libera. Comba. Destro, deviazione, colpo di tacco di Lombardi, questa è davvero sfortuna però perché almeno qui se non meritavano qualcosa di più. Che crash betta, ne lascia un contrasto che vince in qualche modo, poi Comba tira su JJ che ammette la mano. Allora Comba non c'è distanza, non è stata chiesta, parte il lob, Calascibetta acrobatico. Allora Balzi a guidare un assalto, uno degli ultimi, vediamolo, Balzi prosegue, Brunetti incoccia con pallone, lo manda via. Duello Dattoli, Brunetti lo vince, Dattoli passa, Calascibetta a vendicare il compagno, subire fallo. Già battuto Brunetti, palla per Calascibetta, ha visto Balzi, servito, Balzi con sinistro dentro, Calascibetta. Pronto Lombardi qui in agguato, se la palla dovesse essere persa agli arancio, eccolo che avviene davvero, e Comba in avanti per Lombardi, Lombardi col portiere Matteo Lombardi, forse è troppo tardi, si ferma sportivamente l'Olanda in mezzo, la ferma Calascibetta, dato lì la parata e poi Brunetti per Cubidas, poi c'è per Comba, la vista chiude con onore in attacco così come aveva cominciato. Comba vede Cubidas, il servizio è per lui, eccolo Cubi col destro, la parata non finisce lì, Lombardi la tiene viva, Giovanni D'Ascoli, Lombardi la spazzata, Torricelli la gratte parata e Balzi che la tiene, duella con Cubi, l'arbitro non ci vede fallo, lo fischia alla fine sul salvataggio di Brunetti. E applausi per la fine di questa bella partita, di questo divertente triangolare che anche oggi ha animato la giornata. Diversamente dal solito lo ha fatto di mattina, questo non ha impedito a tutti di divertirsi, di raggiungere un buon livello, anche perché si sono visti anche momenti interessanti a livello tecnico e tattico, ma è rimasto soprattutto tutto nello spirito che l'avevamo pensato, per cui l'avevamo pensato all'inizio, il solito. Grazie a tutti i cari telespettatori che probabilmente siete gli stessi e sono stati in campo fino adesso, per essere stati con noi. Alla prossima. Aspetta, voglio farne anche un po' dei video.